Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su The Sims 3 prima stagione e in questo video continuiamo quella che è la nostra nuova bellissima sofisticata casa. Abbiamo ancora 55.000 simoleon da spendere e li spenderemo al meglio. Ok, abbiamo fatto la stanza per la nostra Francesca, per diciamo nostro figlio, futuri figli, letto singolo. Ok. E ciò che faremo oggi, cioè in questo preciso istante, e continuare. Sì, continueremo. E cosa facciamo principalmente? La cosa principale che faremo è andare avanti. Sì. Quindi, avevo intenzione di fare una terza stanza, come già avevamo detto. Naturalmente non abbiamo bisogno di tre stanze da letto per future persone che poi verranno a vivere, quindi meglio occuparsene già da adesso. Quindi andiamo in fondamenta. Allora, fondamenta, sì, eccole qui. Perfetto, le stanze le stiamo facendo tutte 5x4. Ok, poi qui ci andrebbe l'uscita. Tipo, quindi facciamo così. Magari no, facciamo giusto così. E poi no, troppo grande, sorry. Sì, non so neanche io che sto facendo. Comunque va bene. Facciamo l'uscita. Quindi facciamo giusto le divisioni delle stanze. Aspettiamo, quindi. Ok, questo è il nostro 4x5. Poi abbiamo bisogno, qua è l'uscita, quindi dovremo fare le scale a terra. Mettiamole, che dovrebbero essere più o meno le stesse di queste. Quindi facciamo così. Facciamo anche un'uscita laterale, non da dietro ma laterale. Ok, mettiamo le scale. Ok, danno un po' fastidio. Ehi, ehi, oi. Vuoi litigare? Vuoi litigare? Litigare? E litighiamo. Qual è il problema? Non la fa. Ah, no, 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 sono. Io le voglio per due. Ok. Abbiamo risolto in 2 secondi, avete visto? Poi. Ah, le ringhiere, vabbè, sempre le stesse. Quindi facciamo così. Perfetto, perfetto. Ok, queste sono le nostre ringhiere. Adesso dobbiamo fare solamente la porta che va verso fuori. Che voglio una porta però diversa, non quella che stiamo utilizzando sempre. E però, per entrare poi in questa stanza, si dovrebbe uscire fuori, quindi dall'entrata laterale. Bah, fatto così, al momento non ci avevo pensato. Sì, per entrare in questa stanza si deve fare così. Se no, facciamo in modo diverso. Questa qua la allunghiamo di un altro pochino. Ok. No. E non capisci mai niente. Guarda che non serve a niente. Ok, se io faccio di così. No. Scusate. Se io faccio di così. E diciamo ai nostri muri, le nostre mura, scusate, di fare invece questo movimento. Vediamo un po', che sarebbe così. Perfetto, quindi altri ritocchi. Ok, poi facciamo giusto le ultime modifiche, ragazzi. Andiamo avanti. Ok, 16. Quant'è che costano queste cose? 4, quindi 4 mura. E facciamo una successiva porta, che la mettiamo qui. Ci vai, vero? Perfetto, grande Redon King, grandissimo Redon King. Sei il numero 1. E sì, faccio schifo, non me lo ricordate. E poi ragazzi, facciamo un'altra porta, quella là che va verso fuori. C'è tipo la porta segreta lì di Supernatural, se non mi sbaglio. Però uno. Vediamo un po'. Quella lì con la libreria che una volta. Porte case di vetro. Ah no. Non è questa.
Ci sta o non ci sta? C'è la grande, ok, però io voglio la piccola. Secondo me no. Mi ricordo troppo The Sims 1 che c'era. Era bellissima. Vabbè, e noi metteremo invece una porta normale, semplice, classica, tipo questa. Vediamo. No, che è sta roba? Assolutamente no. E no. Vediamo un po' che c'è. Porta stick. No. Vediamo questa. Che è del dell'occulto. No, mettiamo una porta allora ancora più diversa e fra poco facciamo quella là libera così. Però no, se viene qualcuno dall'esterno guarda, quindi no. Vabbè, allora mettiamo la porta questa qua. Dai, semplice, classica. E andiamo avanti. Ah, intanto noi dobbiamo sempre fare il recinto. Non ce lo dimentichiamo. E poi le scale. Scale 2. La mettiamo qui. Sì, ce la faremo. Vediamo un po'. Oh, scale! Dai, fatevi mettere. Modifichiamo un attimo. Ok, uno, guarda, appena cambia la larghezza mi dice sì, adesso puoi mettermi. Ok, perfetto, perché adesso possiamo entrare nella stanza senza problemi. Abbiamo fatto anche qui per l'uscita di fuori. Adesso che ci manca a noi? Effettivamente ci manca la cucina e la sala da pranzo e il bagno. Però qualcosa mi dice che stiamo andando male, molto male, perché c'è stato qualche cattivo calcolo dello spazio. Ok, perché il bagno sarà un 3x4, che è giusto qui. E adesso, quindi questo sarà il nostro bagno. La cucina, dove la mettiamo? Questa è la parte divertente. Ah, magari possiamo fare che qua tipo non si esce, non c'è nulla, quindi qua tutto è chiuso e l'uscita sarà giusto là e andiamo in questo po' di esterno. Ma dai, ah, non è male. Però ce la gestiamo dopo, finiamo prima questa parte, quindi il bagno abbiamo detto facciamo il 3x4. Ah, quindi poi non ci vorrà neanche la ringhiera sicuramente. Noi facciamo mura. Sì, dobbiamo eliminarla sicuramente, vediamo. Però quindi abbiamo fatto un errore. Tu e tu non servite. Tu servi. Ok, vediamo un po' come sta venendo, giusto per. Dai, non è male, non è male. Facciamo adesso qua il bagno. C'è la porta d'entrata? No, dobbiamo prenderla. Ok, prendiamo. No, vabbè, serve una porta tutta chiusa, perché se no in bagno si può sbirciare. Qualcuno potrebbe sbirciare. E non è ciò che vogliamo. Ah, andiamo un po'. Diversi, diversi. Porta delle porte altro. La mettiamo tipo. Vabbè, tutta scura e brutta, però mi piace. Abbiamo detto chiusa, la porta adorabile, ok, dai, mettiamo questa, la mettiamo qui. Poi cominciamo a fare il nostro piccolo bagno. Sì, un piccolo bagno, lo facciamo abnorme. Bagno, vasche, no, vogliamo la doccia noi. La doccia, mettiamo la doccia ultima moda. Sì, ok, questa è la nostra doccia. Che la mettiamo qui. No, così. Poi, dopo la doccia, dobbiamo mettere il bancone. No, il bancone, scusate, il lavabo. E il lavabo che metteremo, giusto per vedere un attimo, abbiamo messo la porta adorabile, quella lì. E adesso metteremo invece, mettiamo, non questo. Forse questo, però non mi piace. Certo che però c'è questo qua che non è male se io lo metto. Vediamo un po' com'è. E dai, ci sta bene, ci sta bene. Perché comunque è tutta l'ultima moda, ragazzi, è una cosa. Sì,
difficile da comprendere. La porta è giusto per sapere dove sta qui. Quindi magari il bagno lo mettiamo lì. Quindi facciamo il gabinetto. Il gabinetto invece mettiamo, quale mettiamo di gabinetto? Ci sarebbe questa qui. Ah, ok. Va benissimo. Quindi adesso ci manca lo specchio che metteremo qua. Vediamo un po' lo specchio, specchio, specchio delle mie brama. Magari questo, vediamo un po'. Ok, no. Questo non si può alzare? Allora io non lo voglio. Voglio qualcosa di diverso. Voglio qualcosa di diverso. Magari anche uno semplice così. Che è comunque moderno. E adesso andiamo prima a fare un po' il rivestimento e il pavimento. Ok, pavimenti. Questa volta andiamo sulle belle piastrelle. Piastrelline, venite a me. Vediamo un po' cosa c'è. C'è questo. Ok, mettiamo questo qui. Poi il rivestimento murale. Mettiamo le piastrelle anche qui, naturalmente. Piastrelle sopra, piastrelle sotto. Ok, perfetto. Quindi questo è il nostro bel bagno. Poi che dobbiamo metterci? Vabbè, un po' di decorazioni anche in bagno ci vogliono sempre. Lampade no, le lampade voglio quelle lì sempre da soffitto. E magari mettiamo tipo questa. Semplice, semplice, classica. Ok, magari se la metto più qua. No. Ok, andrà così la nostra luce. Poi abbiamo bisogno sempre di qualche finestra, poi abbiamo detto decorazioni. Le decorazioni noi ce le andiamo a prendere da qui. Penso che qui togliamo il fatto della lavanderia, ve lo dico da adesso, se no dobbiamo metterla a parte. Vedrò, facciamo più avanti questa cosa perché mo mi sento un po' in difficoltà. Quindi aggiunte, ok, facciamo, sfruttiamo quello che abbiamo imparato dalla nostra retina. Ok, mettiamo la carta igienica, poi vediamo un po'. Asciugamano, però aspetta, controlliamo bene prima di comprare. Controlliamo che questo è il sapone che noi mettiamo qui. Poi, perché naturalmente ci sono cose che anche non è che ci andrebbero più di tanto. Queste sono le asciugamani che noi mettiamo qui. Magari è un colore diverso, vediamo un po'. Ok, rossa e bianca. Magari li mettiamo di lato, di qui. Un po', ok. Penso che poi possano utilizzare, vero? Magari mettiamo un po' da questa parte. Tende veneziane, no. Ah, poi naturalmente dobbiamo mettere le varie asciugamani. Ok, per chi le vuole. E vabbè, questo qui no. Vediamo un po', vediamo cosa c'è che possiamo ancora mettere. Penso più nulla metteremo, più nulla, vediamo giusto un ultimo sguardo, magari giusto questa qua, magari vabbè, ho sempre un colore diverso, non voglio utilizzare sempre questi, dai, questo qua forse è più bello, vediamo, dentro naturalmente, ok, certo non li utilizzeranno, però giusto per mettere qualcosa. Poi vediamo le luci così, vediamo tipo questa, possiamo metterla qui? Ok, voglio metterla all'interno però. No, 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 che cos'è questa roba? Assolutamente no. Ah, vediamo questa, giusto per fare un po' di illuminazione anche da quella parte. E credo che il nostro bagno sia finito, sì, questo è il nostro nuovo bagno. Poi andiamo avanti. Ah, ma io devo completare ancora qui. E mettiamo, vabbè, sempre le stesse piastrelle. Giusto per non fare razzismo. Andiamo qua. Giriamo. E facciamo così. Adesso dobbiamo fare l'ultima stanza. L'ultima stanza che è della nostra Sim. La nostra Valentina. Quindi andiamo un po' a vedere cosa fare. Camera da letto, andiamo a prenderci il nostro bel letto.
letto naturalmente diverso. Oh, che cos'è questo? Non lo ricordo. Certo è un po' strano. Magari vediamo qualcosa di diverso. Nebula 5 Platform Bed. Però non è male. Sembra moderno, però non lo voglio. Voglio qualcosa di diverso. Ah, letto matrimoniale, campane della slitta. Però neanche questo mi piace, quindi dobbiamo cambiare. Magari col baldacchino, perché no? Vediamo un po', magari così. Dai, non è che lo mettiamo sempre, quindi quella volta che lo mettiamo, mettiamolo. Ok, quindi adesso andiamo avanti. Vediamo un po' che cosa mettere. Magari mettiamo questi qui. Ok. Cerchiamo anche di abbinare il colore ogni tanto. Giusto per, non è che sia una cosa che faccio sempre. Ma ogni tanto perché non abbinare i colori. Poi abbiamo bisogno sicuramente di una sveglia. Magari diversa stavolta. Così. Perfetto, telefono cordless, mettiamo quella un po' più scadente in questa stanza, anche se la nostra sim ha lavorato tanto per ottenere oggetti lussuosi in casa, eppure non è che li possieda sempre. Ah, naturalmente il telefono classico da mettere qua, vediamo un po', tipo qui, certo se vogliono rispondere, non è che esistono solo i cordless, esiste anche il telefono da muro, che non penso in Italia qualcuno ce l'abbia però. Ah, sarebbe interessante trovare qualcuno. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po'. Facciamo un po' tutto scuro, non so il perché. Così ho deciso e così facciamo. Ok, questo qui. Poi magari ci mettiamo anche lo specchio. Specchio che metteremo sarà tipo così. Ok. Cercando di utilizzare un'espansione nel mio massimo possibile, della mia massima creatività. E andiamo a vedere un po' a terra. A terra, vabbè, sempre moquette. Moquette, moquette. Ci vuole la moquette. Diciamo che non l'ho utilizzata proprio il parquet. Vabbè, lo utilizzeremo poi nella sala da pranzo per questo. Ok, magari qualcosa di scuro anche. Sì, la stanza è tutta scura. Usiamo lo scuro. Tutto, cioè utilizziamo scuro, però invece faremo un po' chiaro. Ok, andiamo in rivestimenti murali, carte da parati. Ah no, vabbè, però anche vernice, ci sono dei belli. Tipo questo qua. No, sempre chiaro. Questo qua che mi piace tantissimo. Poi, che cosa fare? Vabbè, mettere qualche quadro. Quindi modalità compra, decorazioni, andiamo in dipinti e poster. Qui, vabbè, dobbiamo mettere la finestra, non mi devo dimenticare, la mettiamo dopo. E mettiamo formaggio grigliato, no, niente formaggio grigliato. Tanto qui, ah no, vabbè, sempre la stessa cosa, amici dello stregone. Vediamo un po' di che si tratta. Dai, lo scoiattolino. Poi magari un domani metteremo quadri che farà la nostra sim, perché no? Poi magari mettiamo questo, che non è male. E poi abbiamo detto le finestre. Abbiamo detto le finestre, mettiamo le finestre. Quindi, vabbè, magari copiamo quelle perché sono alte. Ah, ma neanche qua l'ho messa alla fine della finestra. Vabbè, quindi la metteremo una qua. Una. Qua c'è il quadro, quindi la mettiamo qui. Invece nel bagno metteremo tipo questa. Cioè, significa. Mettiamolo giusto per. Ok, mettiamo. Vabbè, più di una naturalmente. Vediamo. Ok. Vediamo come è uscita alla fine. Vabbè. È giusto per tenere qualcosa. Poi vediamo un po'. Quindi questa è la stanza della nostra sim, la nostra Valentina. Mettiamo anche la luce. Naturalmente non posso metterla qua perché c'ha il baldacchino. Eppure il gioco mi dice che posso, ma naturalmente non ce la mettiamo.
Vediamo un po' come sta uscendo tutto. Non male. Non male, dai, non è che non sta avvenendo male. A me piace. Poi non so a voi. Questa è la mia massima creatività. Cercherò naturalmente di fare sempre del mio meglio in queste creazioni. Vabbè, la creazione ce l'ho qua, eh. Non vi aspettate nulla di granché. Abbiamo bisogno di fare una piccola cucina, ragazzi, ma giusto piccola piccola. Vediamo un po' cosa fare. Andiamo in fondamenta. Sto dando il massimo di me stesso, dico la verità. Sapete che io non sono costruttore. Ok. Rompiamo qua, infatti, come vedete, sto facendo sempre varie modifiche. Muro, tu vieni con me. Ok, facciamo così. Ok, quindi sarà più largo qui. E dobbiamo farci la cucina. La cucina non sarà molto grande. No, 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 errore mio. Dobbiamo fare cancellare questo, prendere fondamenta. Ho detto fondamenta, ho detto, comprendi parola fondamenta? Posizione fuori dal confine, non è vero? Confine mio, è confine mio! Morite ammazzati. Perché io se mo voglio fare tipo da qua, ecco qua, me li fa solo a due. E io che ci faccio qua? Giusto per sapere. Nel 3x2, quindi dobbiamo annullare il progetto. Qui non posso farlo. No, 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 perché non mi fa costruire oltre, quindi devo farla per forza da questa parte. Come faccio? Fatemici pensare, fatemici pensare. Magari se io faccio qui. Che c'è da spostare qua, naturalmente quello mi dice. Se voglio tirare un po' dentro, perché tu fuori mi fai tirare, ma dentro no. Quindi devo spostare questo in avanti di uno. E magari mi fai tirare dentro. Non mi fai tirare dentro perché c'è questo. Ok, eliminiamo. Adesso mi fai tirare dentro? Vediamo un po'. No, così. Adesso sì invece. Ok. Sì, non sta venendo male. Non sta venendo male. Sta venendo benissimo. Ok. Chiudiamo qui dietro. Abbiamo bisogno di fare altre fondamenta. Avete capito bene. Altre fondamenta le faremo da qui. Vediamo un po'. Come voglio io? No. A parte che c'è il nostro gatto. Nostro gatto che dà un po' fastidio, vero? 6x4. Una cucina 6x5. Magari anche un 4x4 ci esce qualcosa di decente. Vabbè, poi vanno sempre migliorate. Ok, dobbiamo entrare per forza in modalità video un secondo. Dobbiamo spostare i nostri sim che stanno un po' in mezzo alle scatole. Sì, per tutti i lama il futuro è stato cambiato. Wow, non ci aspettavamo una cosa simile. Vai qui. Vai qui. Vai qui. Vai qui. Vai qui. Vai qui. Ok, spostatevi un po' tutti. Andatevene. Ok, finalmente posso lavorare in santa pace. Ok, tu magari ti metti da queste parti. Certo, proprio così, no? Magari mettiamo qui. E il bidone della spazzatura lo mettiamo occultato qui dietro. Ci entra? No. Quindi lo metteremo qui. Ok, andiamo avanti quello che era la nostra cucina. Certo, non mi manca tipo una sala computer, qualcosa di simile. Non ce l'ho ancora messi. Ok. Ok, se la facciamo quindi un 5x4 la nostra cucina. Perché no?
Quindi, vabbè, vedremo un po' per gli esterni che li faremo più avanti. Quindi, per il momento, tipo, resteremo senza un computer. Metterò un po' tutto così, perché se no dobbiamo farlo poi in un terzo video. Li faremo. Ok, per il momento andiamo avanti con la cucina. Prendiamo la classica porta, la mettiamo qui e facciamo la cucina. Cucina, andiamo in modalità compra, in ordina per stanza. Cucina, vediamo un po', una cucina abbastanza decente con la sala da pranzo anche. Andiamo subito nella creazione del nostro frigorifero. E scegliamo un frigorifero abbastanza normale, classico e semplice, tipo questo qui. Poi passiamo ai banconi. Mettiamo questi anche. No, non mi piacciono. Questi qua ci stanno meglio. Magari questo qua lo spostiamo di qui. No. Ok. Qua invece ci mettiamo la cucina, che sarà questa. Ah, magari il frigorifero. Possiamo mettere questo. Ok, già che ci siamo. Poi magari facciamo l'angolo qui. Quindi andiamo di nuovo in banconi. Stavamo utilizzando questi, vero? Ok, perché volevo l'angolo qui. Ok, quindi adesso dobbiamo metterci la lavastoviglie. Che la mettiamo qua magari, dai. Poi il lavabo, che metteremo questo qua. La cucina ce l'abbiamo messa. Ci manca solo dove pappare. Ok, l'allarme, perché non si può mai sapere. Mettiamo qui gli armadietti, che saranno, un attimo, vediamo qui. Questo, vediamo un po'. No, questo qui, vediamo un po'. Ok, mettiamone più di uno. Facciamo anche l'angolo qui. E vai, viva il modernismo. Poi, cosa facciamo? Ah, abbiamo detto dove mangiare. Quindi, ok, facciamo giusto un giretto. Ok, sala da pranzo. Tavoli da pranzo. Facciamo tipo, no, questa qua è grande. Mi serve qualcosa di più piccolo, che magari lo attacchiamo al muro, anche se diminuiamo effettivamente poi i posti. E ok, quello che avevamo scelto prima, quant'era grande? Giusto per vedere. Tanto grande, perché mi serve per forza un 2x1. Perché sennò questi dove mangiano poi? Sennò devo comprare tipo queste cose e sono brutte dentro casa. Questa no. Vediamo questo. Vediamo un po'. Magari di così. Purtroppo sì. Per forza così dobbiamo fare, vero? Se no, dobbiamo fare questo. Dobbiamo tirarcela un po'. Impossibile spostare muri accanto a banconi e armadietti. Vabbè, ce la dobbiamo fare per forza a mano. Ah, vabbè, facciamo così. Perfetto. Ok, adesso possiamo invece, vero? Posso adesso? Impossibile trovare qualcosa da ferrare. Sei un ignorante, The Sims 3. Sei un ignorante. Adesso l'hai trovato? Certo che l'hai trovato, certo che l'ho eliminato, è normale. Facciamo un po' più grande. Ok, vediamo un po' adesso. Che ci manca? Abbiamo eliminato qualcosa, è normale, abbiamo eliminato qualcosa. Il gioco non capisce mai niente. Io dico A e lui fa B. Sì, scusate un secondo. Andiamo avanti, abbiamo detto fino a qua. Poi prendiamo gli armadietti. No, mettiti di così. Poi fai l'angolo. Ok. E mi pare che era lavastoviglie.
Sì. Ah, a parte devo mettere anche il compressore. Vabbè, andiamo in elettrodomestici. Mi serve la lavastoviglie. Vabbè, così non la troverò mai, però andiamo in ordine per funzione, in cucina naturalmente. Lavastoviglie, mettiamo questa qui. E poi mettiamo, abbiamo detto, il compressore. E mettiamo questo, che lo mettiamo proprio, no, magari qui. Sì. Ok, adesso abbiamo un po' di spazio in più, spero mi basti. Vediamo un po', se io metto qua, c'ho tutto lo spazio che voglio. Sedie, grazie. Ok, delle sedie classiche, tipo questa. Magari scura però. Ok. No, però troppo scura. Un po' più chiara. Vabbè, allora mettiamo proprio questa qui, senza cambiare. Sì. Mi sembra che adesso non è che ci siano dei problemi, vero? Problemi? Se no, magari facciamo così. E ce la tiriamo di un altro pochino. Tanto il bancone non è che ci serve più di tanto. Va bene, perfetto. Adesso andiamo con pavimenti e soffitti. Vediamo un po'. Abbiamo detto il parquet, quindi dobbiamo andare in legno. Tipo questo. No, magari qualcosa di più chiaro. Troppo chiaro. Vediamo questo. Ok, questo qua mi piace tantissimo. Poi invece per il rivestimento murale andremo a mettere piastrella, carte da parati. Vediamo un po' le carte da parati. Rosso sì, potrebbe andare bene questa volta. Vediamo un po'. No, dai, andiamo in vernice che forse è meglio. Andiamo in vernice, vediamo tipo questa. Ah no, questa qua già l'abbiamo utilizzato. Quindi proviamo questa. Sono identiche. Cioè io faccio di tutto per cambiare e poi mi escono sempre le stesse cose. E poi dice perché metti le stesse cose? E The Sims 3 mi sta ingannando, ragazzi. Mi sta ingannando. Questo mi pare già di averlo messo. Questo? Non male. Vediamo un po'. Abbiamo bisogno anche qua di qualche finestra, non ce le dimentichiamo mai. Magari utilizziamo queste finestre che da quando le ho scoperte sono interessanti. Qua posso? No, perché interseca. Quindi metteremo una finestra che è qui e magari una che va qui, che affaccia sulla nostra piccola entrata. Ok, vediamo. Abbiamo fatto quindi anche la nostra bella cucina. L'ultima cosa che adesso ci manca sono le cose per i nostri animali domestici. Quindi andiamo a vedere un po' per i nostri animali. Naturalmente abbiamo il gattino, quindi mettiamo indispensabili per il nostro gattino, che è tipo questo qui. Li mettiamo in soggiorno a dormire? Sì, perché no? Poi il nostro cane, che mi pare sempre la stessa cosa, di piccola creatura. Magari lo facciamo diverso, dai, così magari riconoscono dove andare. Però non è che li posso mettere vicini, eh. Magari mettiamo uno lì e uno qua. Poi invece da mangiare, che prenderemo la ciotoletta. Ok, le ciotole invece le posso mettere una qui per il nostro cane. E stessa cosa per il nostro gatto. E mettiamo qui. Però secondo me è un disturbo per poi quando si va a cucinare, quando si andrà al frigo. No, effettivamente c'è lo spazio, quindi non dovrebbe creare intralcio. Vabbè, noi li mettiamo qua. Poi sappiamo che il nostro gatto ha bisogno di farsi le unghie.
Quindi metteremo il grattacavoli qua. Lo mettiamo qui. Che non dovrebbe creare intralcio. Per i giocattoli utilizzano gli stessi. Quindi possiamo usare questa per tutti e due. E lo andiamo a mettere. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo. Chiudiamoci un po'. Qui che non ci sta nulla. Poi scoprite che non ci può andare. Ah no 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 no. Ci va. Però il mio problema è sempre da fastidio, no? Perché se io metto qua, la libreria comunque dovrebbero prendere le cose. Vabbè, poi in caso non ce la facciano, andiamo a vedere un po' qual è il problema. Se no devo metterlo in una delle stanze. No, sorry. Torno indietro. Perché? No. Meglio di no. Quindi, ragazzi, questa è casa nostra. Manca ancora qualche piccolo ritocco. Vabbè, dobbiamo fare un attimo il rivestimento murale. Dobbiamo mettere giusto le ultime cose. E devo vedere un po' quando farle. Che per il momento questo qui è l'ultimo video. Magari nel prossimo. Sì, perché mo questi qua, gli ultimi due, questo e il precedente, li ho registrati di seguito. Purtroppo non posso continuare adesso. Quindi devo vedere un po' quando farlo. No, perché ero indeciso se fare qualcos'altro, perché comunque lo spazio utilizzato è tanto. Questo è il problema. Adesso manca giusto mura. Vediamo, no, brutta. Vabbè, questa è la cosa più terribile del gioco. Cosa mettere fuori? La cosa terribile. Magari se la facciamo bianca, vediamo un po' come viene, giusto per vedere. Se faccio tutto bianco. Dai, facciamo così. E ragazzi, questa è la nostra piccola casa, ragazzi. Vediamo un po' se abbiamo fatto ovunque. La nostra nuova casetta da un po' da finire ancora, perché ci sono, devo mettere ancora tantissime cose. Però il problema principale, sono indeciso a come fare le cose. Questo è il problema principale. Non so come continuare, cosa fare. Magari chiederò a Retina un po' di supporto tecnico. Sì, no, supporto morale più che altro. Perché lo spazio ho visto che era piccolo, non me ne ero reso conto. Comunque vorrei qualcosa per gli esterni. Magari ciò che voglio finire a fare lo metterò proprio all'esterno. Lo metterò. Quindi penso che farò proprio così. Vabbè ragazzi, io direi che comunque la casa tutto sommato non è venuta male, è venuta abbastanza bella. E direi che per me è un capolavoro per ciò che sono riuscito a fare. Poi non so voi. Comunque ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, arrivederci.